Nella scorsa puntata ti ho portato con me ad esplorare il Lago Federa, un luogo fotograficamente suggestivo ma che non consiglierei a tutti a causa dell'affollamento e della difficoltà nel trovare condizioni davvero suggestive. Tuttavia, se hai la pazienza di visitarlo in autunno o inizio primavera, potresti scoprire delle opportunità fotografiche davvero interessanti, grazie ai colori spettacolari del foliage e del contesto unico. All'inizio non ero molto soddisfatto delle condizioni che ho trovato, ma come dico sempre, non è finita fino a quando non è finita, e anche questa volta, perseverando fino alla fine, sono riuscito ad ottenere una soddisfacente ricompensa. Ok, facciamo il punto. Ho fatto il mio giro perlustrativo del lago, adesso sono praticamente ritornato al punto di inizio. Ho fatto qualche foto e mi sono fatto un'idea anche su quali sono le prospettive che potrebbero essere più interessanti. Da capire però se queste sono sufficienti per dare una svolta a questa giornata. Mi capita spesso di nutrire tante speranze per determinati luoghi. Poi alla fine ne rimango un po' deluso. Spero che non sia anche il caso di questo, perché per ora non è che ci veda chissà cosa, però magari guardando le foto a casa dopo sarà una cosa migliore dal punto di vista del risultato finale. Però per ora è così. Ma anche nell'altro video non ero convinto, però alla fine invece mi è piaciuto. Chissà. Fammelo sapere anche tu qui sotto nei commenti se ti capitano queste cose. Adesso farò varie fotografie da varie prospettive differenti attorno al lago, partendo da questa qui, che forse è la più iconica che troviamo in giro. Andrò di HDR perché vedo che c'è una grossa differenza di luminosità tra cielo e terra. Ah, che vado giù, non so se ti passo davanti. Ok. Altra prospettiva, un po' differente rispetto a prima. Voglio provare a cambiare obiettivo. Quindi andiamo, torniamo nuovamente al grandangolare spinto. Vediamo ora se col grandangolare spinto riesco a avere una prospettiva più curiosa. Adesso vedi tutto il treppiede traballante, ma dopo lo fisso bene. Sì, sicuramente è meglio di prima. Riesco ad arrivare a un 14 mm, prima era un 16, era un po' troppo, 14 anche meno. Ok. Provo a arrampicarmi un po' più su per vedere se avrò una prospettiva un po' differente. Qua c'ho una prospettiva micidiale. Sto lavorando in bracketing così riesco ad avere il meglio sicuramente sulle tre foto. Thank you.
sono messo particolarmente storto per fare questa foto, altrimenti vado giù, però comunque non mi soddisfa questa prospettiva, non la vedo ideale, molto meglio la precedente. Bene, me ne torno giù da questo fantastico posto comunque, perché alla fine dopo ho cominciato a piacermi da questo lato. L'avevo detto prima che probabilmente facendo il giro da questa parte avrei trovato molta più soddisfazione nelle immagini da andare a realizzare. Quindi sono contento dell'uscita, sono contento di quello che sono riuscito ad ottenere. Sono proprio curioso a casa di vedere cosa riesco a tirare fuori, perché qui in questo periodo gli alberi sono veramente tanto arancioni, tanto tanto, sono proprio credo agli ultimi stadi, dopodiché avremo neve. Un giorno sicuramente farò anche il giro fino a qui facendo il passaggio lì per la Forcella. Io sono andato dall'altra parte, sono andato alla Malga con la neve, non so se ti ricordi, ti metto qui il video da qualche parte, e arrivando alla Forcella si può scendere fino a qui, questo splendido posto. Qualcuno mi darebbe del pazzo a scappare via da questo contesto a ridosso del tramonto, ma sapevo bene che qui non avrei avuto nulla di interessante, e nonostante il lago sia veramente fotogenico, ti faccia venire la voglia di rimanere lì a fotografarlo, ho deciso di ritornare sui miei passi. Infatti mi ricordavo che all'andata avevo individuato dei punti che probabilmente con queste condizioni luminose, in base a dove stava tramontando il sole, forse avrei avuto delle opportunità fotografiche per concludere alla grande questa uscita fotografica. E man mano che ritornavo indietro sui miei passi, vedevo lì le montagne sullo sfondo con quella luce e mi convincevo sempre di più di aver fatto la scelta giusta. Ho appena trovato un punto panoramico, ti faccio vedere subito che cosa c'è dall'altra parte. Che roba. Quella lì è Cortina, Cristallo. Si vedono le trecime da Varedo, però più giù c'è un altro punto panoramico ancora migliore, vediamo se è abbastanza libero. Come ti avevo anticipato prima, finalmente eccoci qui su questo belvedere spettacolare. Sono da solo, molto strana sta cosa, e me lo sto godendo appieno perché da qui è una vista incredibile. Da qui puoi vedere il Cristallo con sotto Cortina, in mezzo ci sono le trecime di Lavaredo. Spostandoci di qua puoi vedere il Sorapis, una delle montagne più alte che abbiamo sulle Dolomiti. Di qua abbiamo le Tofane, però se la cam potesse girarsi ancora di più vedresti anche le Cinque Torri. È veramente un posto strepitoso con panorama quasi a 360 gradi. Tra l'altro in questo periodo c'è un foliage stupendo, molto acceso, con il sole che va ad illuminarlo proprio in questo momento, e non so, dipende dalle foto come sono riuscite, se sono riuscito a trasmettere questa cosa, fammelo sapere andando qui sotto nei commenti. Se non ho altre cose da aggiungere, in realtà c'è qualcosa da aggiungere, questo è uno spoiler, quindi ti consiglio di guardare il video fino in fondo. Vai qui sotto, guarda il video, quanto dura, quanto manca alla fine. Se non ci sono altre cose da aggiungere che trovo durante il percorso, ci salutiamo, ti ringrazio di avermi seguito, ringrazio tutti i sostenitori del progetto, spero che questi video siano sufficienti per compensare un po' la vostra generosità, e noi ci vediamo al prossimo giro, alla prossima avventura. Ciao da Alessio. Questo è il divertimento, pendenza elevata e scivoloso col fango. Voilà.
E non è finita questo giro, perché scendendo ad un ponticello che all'andata avevo visto molto interessante, adesso ho un regalo: il tramonto delle cime con il ponticello e ruscello. E quindi andiamo giù a fare un po' di foto. Non è in realtà facile questo contesto da portare a casa, ma vediamo se riesco a fare qualcosa di buono. Veramente un paio di minuti e il sole era tramontato, le cime non erano già più illuminate bene. Caspita, è proprio un cogliere l'attimo. Adesso guarda cosa mi aspetta qui davanti. Una roba pazzesca. Guarda che roba, come faccio a non fermarmi qui a fare una ripresa? Guarda che luce. Devo farlo anche velocemente. È sempre così, non è finita finché non è finita. In questi frangenti mi verrebbe da star qui a far foto su foto, ma alla fine poi si ripeterebbero. Una volta che hai catturato quella buona, basta, bisogna fermarsi, altrimenti ti trovi con la scheda piena di foto inutili. Veramente mi sembra di guardare una cartolina. Ma adesso sì, siamo arrivati veramente alla fine del video. Grazie di avermi seguito fino a qui.